Melanzane alla parmigiana. Allora, oggi facciamo le melanzane alla parmigiana perché 2 settimane fa siamo andati a cena con i nostri amici qui di Melbourne, prima di andare in Tasmania. Questi nostri amici hanno provato le melanzane alla parmigiana e sono rimasti esterrefatti da questo semplice piatto. E allora ho deciso che le faccio. Allora, si pela da vivo la melanzana, perché la buccia se no è un po' troppo amara e c'è la possibilità che non piaccia. Questo tipo di taglio si chiama pelare a vivo, imparato a scuola preghiera. Il forno è già caldo a 180 gradi. Poi, una volta tagliate, pelate a vivo, si possono fare due differenti versioni. O si taglia per la larghezza oppure per la lunghezza. Stavolta la facciamo per la lunghezza, quindi facciamo circa delle fette di mezzo centimetro circa, perché sennò dopo, una volta che andiamo a cucinarle, noi non le facciamo fritte, perché molte ricette tendono a fare le melanzane fritte per la parmigiana, però diventano un po' troppo pesanti secondo me fritte, soprattutto se sono mangiate la sera, a cena. Noi le facciamo al forno così si asciugano bene e poi sono un po' più leggere. Per lungo, questo è venuto un po' più grosso. Questo è il primo taglio. Allora, sfrutto questo fantastico piano di lavoro in marmo. Adesso sto cosparendo di sale che mi serve come base per le melanzane. Il sale serve per far asciugare, per far piangere, come si dice in gergo, le melanzane, asciughiamo le melanzane dall'acqua. E poi sopra un'altra botta di sale. Fatto le melanzane, adesso le lasciamo riposare. Non so se si vede, stanno già iniziando a perdere un po' d'acqua. Le lasciamo circa 5-10 minuti massimo col sale sopra. Abbiamo messo sale sotto e sale sopra per far perdere un po' d'acqua. E ora passiamo al tomaro, un bel pomodorino. Ho deciso di prendere sia i pomodori grossi che i pomodorini, che sono un po' più, diciamo che i pomodori australiani non sono molto saporiti e questi li uso come sapore, sono più buoni, mi piacciono di più. Niente, questo lo tagliamo solo a fettine perché poi andrà a fare la base della salsa al pomodoro. Aggiungeremo, basta solo fare delle normali fette che poi si andranno a mescolare alla salsetta quando andremo a cucinare. E invece i pomodorini piccoli basta solo anche tagliarli in quattro. Questo è quanto.
taglia i pomodori, è sempre consigliabile usare anche un coltellino a sega, perché con i coltelli grandi a volte non tagliano bene, è più scomodo, vedete? Allora io preferisco usare il coltellino piccolo, così schiacciando anche sulla pelle. Durante il taglio dei pomodori abbiamo approfittato per far piangere le melanzane. Adesso asciughiamo e asciughiamo dall'acqua. Ho letto, leggevo su internet che alcune ricette prevedono di sciacquarle sotto l'acqua corrente, però se le sciacquiamo sotto l'acqua corrente è come se non avessimo tolto l'acqua. Allora io preferisco fare così. Quel sistema che ho imparato quando lavoravo a Corvara, in un albergo di Corvara, il mio chef faceva fare melanzane tutti i giorni. Assicuriamoci che non rimangano pezzi di carta sulle melanzane e che siano asciutte da un panno di latte. Schiacciando bene. Un po' di olio di oliva preso dal nostro amico Aaron e impuriamo bene il pirofile, che se no non vogliamo che si pecchino e si incollino. Scendere bene l'olio. Poi prendiamo le melanzane appena asciugate, sono ancora un po' bagnate, quindi andiamo ancora prima di metterle in pirofila. Poi con l'olio di prima facciamo, lo riutilizziamo
duro questo, ma si può rimettere anche, si può riutilizzare l'olio. Poi abbiamo l'origano. L'origano comprato oggi da Luisa in Australia, l'origano from Calabria. E a noi ci piace l'origano from Calabria, perché fanno le cose per bene in Calabria e a noi ci piace. Proprio l'origano. Origano, origano, eh? E gli diamo una botta di origano. Adesso io ho questo qua fresco, quindi non bisogna mettere i rametti. Cerchiamo di tenere i rametti un po' fuori. Ok. Non ci sarà più bisogno di usare il sale, perché l'abbiamo già utilizzato per togliere l'acqua dalle melanzane, quindi basta solo origano e il pepe. E in forno a 180-200 gradi. Allora, le nocciole sono pronte, origano, pepe, e le mettiamo in forno. Gradi. Intanto faccio la salsa di pomodoro. Cipolla, aglio, pomodoro e olio. Olio. Come base per la salsa di pomodoro, uno spicchio d'aglio, sufficiente, e mezza cipolla direi, perché sono troppo saporito e va benissimo. Allora l'aglio, ora possiamo anche lasciare abbastanza grosso. Facciamo l'olio e adesso ci mettiamo cipolla
e aglio e facciamo un soffritto. Aspettiamo che la cipolla e l'aglio diventino un po' bionde, imbiondiamole e versiamo all'interno i pomodori che abbiamo tagliato in queste mezze. Uno e due. Anche se c'è un po' d'acqua è lo stesso, non fa niente. E adesso lasciamo cucinare, stufare in questo caso, i nostri pomodori che si scioglieranno per creare il ghetto. Allora, il pomodoro già si sta già un po' rompendo, adesso il fuoco è abbastanza piccolo, però lo abbasso ancora un po' perché sennò rischia di asciugarsi un po' troppo. Andiamo a vedere come sono le nostre melanzane. Perfette. Vedete? Allora, la cottura va bene. Perfetto, perché poi una volta che le cuciniamo, siamo resto, la cottura va tutto finita. Non le vogliamo troppo forte perché sennò si pappolerebbe, però andiamo a finire, andiamo a fare la zuppa. Ok, questo facciamo raffreddare un po' e intanto andiamo a vedere il pomodoro com'è. E la salsina sta iniziando a venire, quindi prendiamo con un po' di sale, un po' di pepe e io quando faccio il pomodoro metto sempre anche un po' di zucchero per togliere l'acidità del pomodoro. E aspettiamo. Pomodoro è pronto. Andremo a mettere un po' di una base di salsa di pomodoro. E poi, come per il tiramisù, faremo i nostri strati di melanzane di mozzarella. E alcune foglie di basilico, senza neanche troppo romperle o tagliarle. E poi possiamo anche metterci due fette di grana. Passato di pomodoro. La camera mi sta venendo mangiata da una mosca, micro mosca, che si sta agitando. Ecco qua.
sempre di fare uno strato da una parte, partire da uno strato da una parte e uno strato dall'altra, così da non rompere. Ok, il vostro bambino è pronto e lo mettiamo in forma 200 gradi.